Si avverte l'urgente bisogno di notizie comunicate con serenità, precisione e completezza, con un linguaggio pacato, in modo da favorire una proficua riflessione, parole ponderate e chiare che respingano l'inflazione del discorso allusivo, gridato e ambiguo. Non cadere nei peccati della comunicazione, la disinformazione, cioè dire soltanto una parte, la calunnia, che è sensazionalistica, o la diffamazione, cercando cose superate, vecchie, portandole alla luce dell'oggi. Sono peccati gravissimi che danneggiano il cuore del giornalista e danneggiano la gente.